Buongiorno a tutti e benvenuti a questa introduzione al corso di laurea magistrale in Ingegneria delle Telecomunicazioni del Politecnico di Milano. Sono Matteo Cesana, professore di reti di telecomunicazioni e sono il coordinatore del corso di laurea in Ingegneria delle Telecomunicazioni. Il corso è erogato presso la sede di Leonardo e prevede una laurea magistrale della durata di 2 anni. Per approfondimenti potete consultare il sito web del corso comtech.dei.polimi.it. Viviamo in un mondo globalmente connesso, in cui ormai la quasi totalità dei servizi che usiamo si basa su sistemi e reti di telecomunicazioni. Ad esempio, la rete, con la R maiuscola, l'internet, è diventato il grande mezzo che abilita una molteplicità di servizi, dalla telefonia alla fruizione di contenuti televisivi, all'accesso ai social network, allo scambio di messaggi di posta elettronica e contenuti multimediali. Le telecomunicazioni sono quindi diventate parte della nostra quotidianità, del nostro lavoro, della nostra vita in generale, al punto che tutti al giorno d'oggi le usiamo in maniera ormai naturale, così naturale che in un certo senso diamo un po' per scontata tutta la tecnologia su cui si basano. Gesti ormai naturali come l'accesso a un social network, un clic su una pagina web o una chiamata vocale, si basano però su tecnologie complesse che richiedono competenze specifiche molto spesso multidisciplinari. Provate per un momento a immaginare di spegnere o perlomeno di rallentare internet e tutte le altre reti di telecomunicazioni. Niente più reti cellulari, niente più servizi di streaming video, niente più collegamenti satellitari, niente più videochiamate, niente più social network e niente più smart working. Lo scopo del corso di studi di Ingegneria delle Telecomunicazioni è quello di formare esperti con solide conoscenze metodologiche, sia di base che interdisciplinari, per progettare, gestire e ottimizzare le moderne tecnologie inerenti all'Information Communication Technologies. L'ingegnere delle telecomunicazioni acquisisce quindi alla fine del percorso formativo una cassetta degli attrezzi virtuale che contiene gli strumenti e le competenze che coprono tutte le tecnologie per gestire, elaborare e trasmettere a distanza informazioni. Cosa si impara? Analizzare e elaborare i dati, informazioni, segnali multimediali, audio e video. Imparerete poi a progettare dispositivi, sistemi e tecnologie per la trasmissione dell'informazione, gestendo collegamenti radio, collegamenti via cavo, collegamenti satellitari, collegamenti in fibra ottica. E imparerete a progettare e gestire reti di comunicazioni complesse e strutturate, come l'internet, l'internet degli oggetti e le future reti cellulari 5G e 6G, e i servizi su cui si basano. Il percorso formativo è centrato su solide fondamenta metodologiche, essendo allo stesso tempo caratterizzato da forte interdisciplinarità, che consente l'applicazione delle telecomunicazioni anche a campi non convenzionali, come ad esempio il remote sensing, cioè l'osservazione e il controllo di ciò che avviene sulla Terra tramite immagini catturate da satelliti, le comunicazioni molecolari, cioè la possibilità di trasferire informazioni tra molecole e all'interno del nostro corpo, e il già citato Internet degli oggetti, la smart grid e il progetto di sensori basati su fibre ottiche per il monitoraggio di infrastrutture critiche. L'interdisciplinarità è perseguita tramite un'offerta formativa didattica molto vasta che include corsi metodologici di base e corsi applicativi su tecnologie specifiche in ambito telecomunicazioni e anche un considerevole numero di crediti mutuati da altre discipline di base dell'ICT come la matematica, la fisica, l'elettronica e l'informatica. Come corso di studio cerchiamo di stimolare gli interessi formativi, le attitudini e le aspirazioni degli studenti, che hanno perciò ampia libertà e flessibilità nella scelta del proprio percorso di studio. In alternativa, proponiamo anche dei percorsi formativi già confezionati che forniscono linee guida per orientare la propria formazione verso uno degli ambiti caratterizzanti le telecomunicazioni. Cosa diventerete alla fine del corso di studio? Diventerete professionisti con possibilità di impiego in ruoli tecnici e tecnico-manageriali all'interno della filiera ICT, dai produttori di apparati ai fornitori di servizi di e per le telecomunicazioni, sia all'interno dei grossi player del mercato che come imprenditori di voi stessi in start-up o spin-off a alto tasso tecnologico. In Ingegneria delle Telecomunicazioni crediamo molto a un approccio didattico di tipo learn by doing, che spinge cioè gli studenti a sporcarsi le mani con attività pratiche laboratoriali fin dal primo giorno di matricolazione. La didattica tradizionale è infatti affiancata da una forte componente di attività pratiche laboratoriali sperimentali che sono funzionali all'apprendimento e al consolidamento dei concetti teorici. Circa l'80% dei nostri corsi comprendono un qualche tipo di attività pratico-sperimentale, come laboratori informatici, laboratori sperimentali o laboratori di progetto,
che coinvolgono direttamente i laboratori di ricerca dei docenti in ingegneria delle telecomunicazioni oppure i laboratori sperimentali di aziende partner. Ingegneria delle telecomunicazioni non è solo un corso di studio, ma è una comunità di persone molto stimolante e attiva. Il corso è totalmente in lingua inglese e accoglie infatti circa il 35% di studenti stranieri. Questo rende le classi veramente internazionali e multietniche, con notevoli opportunità di arricchimento non solo tecniche, ma anche sul piano personale, di scambio culturale e di contaminazione. Spero entrate anche voi a far parte di questa comunità e spero di vedervi presto in aula.